E si festeggia, ragazzi, si festeggiano questi playoff. Alla fine sono guadagnati all'ultimo. Sono arrivati. Mamma mia. D'altronde questo finale di campionato per i suoi protagonisti, e alla fine questo premio è arrivato con questi bellissimi playoff. Però alla fine il campionato non è finito. Perché con l'anno nuovo, perché questa era l'ultima partita del 2010 per voi, con l'anno nuovo questi Borragios dovranno giocare il tutto per tutto. Certo. Penso, in Serie B, penso che forse gli ACP che affronterete, ancora non è sicuro. Sì, però chiunque affronteremo, ancora speriamo. Noi ce la metteremo. Comunque la partita di oggi è stata davvero una bella battaglia. Red Bull non avevamo, cioè, anche se Red Bull erano già ai playoff, loro non avevano, hanno giocato come se fosse una finale. Ma è giusto che sia così. No, infatti. Voi comunque vi sentivate un po' spacciati sul 4-2 loro? Io pensavo che abbiamo perso. Però portato perché poi loro hanno avuto altre occasioni addirittura per chiudere la partita. Vabbè, ma io ho preso due pali, due miracoli. Vabbè, uno in maniera goffa, cioè, perché sono mangiato pure il secondo. Sì, perché vabbè, non te l'aspettavi quella palla, perché la palla non la stoppa, infatti lo volevo sminchiare, però Albano è sempre uno dei protagonisti, ormai è lui il portiere fisso dei Borragios, almeno non so per la clausura. Sì, ormai abbiamo trovato il nostro portiere. E poi Biondo che fa questa tripletta, tra l'altro l'ultimo gol tuo, che regala i playoff alla tua squadra. Ci voleva. Soddisfazione. Sì, ancora non sappiamo manco cosa dire. vabbè. Quindi per questo è pure bello, perché poi alla fine vincere così è forse il miglior modo. È l'ultimo respiro dopo che loro... Sì, infatti, dopo che loro pure già si erano chiamati anche il... Comunque io non festeggio... Hanno giocato la loro partita. Sì, loro... Vabbè, è giusto così. Io dovrò festeggiare seriamente quando passeremo ai playoff. Là, allora sì, ma per il momento sono contento, però. Quindi siete a 50 minuti dalla B, certo, bisogna vincerlo però questi 50 minuti. Esatto. Giocheremo con il mio giocatore. Va bene, dai, adesso godetevi le feste. Sì, infatti, sì. Per il momento ci riposiamo. Bravo, non mangiate tanto perché. Assolutamente. Va bene? Allora, auguri ragazzi, di buon Natale e di buon anno alle vostre famiglie. Ciao ragazzi, grazie, ciao.